Ciao Beautyne, bentornata in questo nuovo video. Allora, oggi vi propongo il mio trucco da tutti i giorni oro con matita blu all'interno, nella lima interna inferiore dell'occhio. È il trucco che faccio quasi su base quotidiana nell'ultimo periodo, mi sta piacendo un sacco e come al solito cerco di terminare un po' di prodottini. Ovviamente è un look un po' elaborato, quindi non tutti i giorni riesco a farlo, però sto cercando di farlo il più possibile in modo da terminare un po' di prodotti, come ben sapete. Direi quindi di non perderci in chiacchiere e partire subito con il tutorial e andiamo ad applicare inizialmente l'ombretto color carne opaco sotto l'arcata sopraccigliare nella piega dell'occhio. Nella piega dell'occhio creo una prima sfumatura utilizzando un mix di questi due, tre ombretti. Successivamente una new entry tra i miei prodotti da tutti i giorni è questo ombretto marrone con sottotono molto molto caldo con una punta di rosso al suo interno e lo sfumo giusto una punta nella piega dell'occhio. Su tutta la palpebra mobile applico una matita verde chiaro che utilizzo come primer e successivamente al di sopra ci applico l'ombretto oro molto molto bello, è un oro quasi bronzo. Creo un punto luce nell'angolo iniziale dell'occhio e sotto l'arcata sopraccigliare con questo illuminante oro. Realizzo la mia riga di eyeliner giornaliera partendo da circa metà occhio verso l'esterno. Nella rima interna inferiore dell'occhio applico questa matita blu che vado a fissare con questo ombretto blu elettrico che mi sta piacendo un sacco e lo sto utilizzando tantissimo nell'ultimo periodo. E termino poi il trucco occhio applicando il mascara sia sulle ciglia superiori che inferiori dell'occhio. Per quanto riguarda le labbra, ovviamente non vi faccio vedere il passaggio, ma trovate sempre i nomi dei prodotti nella box informazioni. Sapete che non vi faccio vedere il passaggio perché nell'ultimo periodo sto utilizzando la stessa combo matita e rossetto e quindi non ha senso mostrarvi ogni volta l'applicazione. Ed il tutorial è terminato. Io vi lascio, come al solito, alle immagini finali. Io spero che questo trucco vi sia piaciuto e che possa essere qualche idea per qualche eventuale trucco futuro. E nulla, direi di aver detto tutto. Vi lascio e vi mando un bacione. Ciao, Beautine!